Oggi è una giornata davvero importante perché è la conclusione di un lavoro che insieme alla mia segreteria, insieme ovviamente al mio ministro, il ministro Galletti, raccoglie un po' il lavoro di questi due anni. Abbiamo iniziato con la modifica e l'aggiornamento delle linee guida all'educazione ambientale che sono state pubblicate nel nostro sito a fine 2015 e domani si conclude un'altra tappa importante fra il ministro Galletti e la ministra Giannini per quanto riguarda la formazione dei formatori e quindi per quanto riguarda il PON istruzione. Quindi per me era particolarmente importante che voi che avete lavorato con me in questi due anni e che soprattutto avete lavorato sul territorio dando l'esempio con delle perle, le chiamo così, di educazione ambientale, riusciate a spiegare a quelli che sono i rapporteur dei tavoli quanto di buono viene fatto sul nostro territorio affinché queste bellissime esperienze che vengono fatte a macchia di leopardo diventino invece sistema, diventino rete, perché sempre più noi abbiamo la necessità di uniformare quello che di bello viene fatto sul nostro territorio e anche di copiarlo, perché no? Perché se è una cosa bella si deve anche copiare e venga e diventi patrimonio comune. Io ho preparato due o tre slide per spiegarvi un po' che cosa ci aspettiamo da questa giornata, sono due o tre cose tecniche, non voglio rubare tempo ai lavori dei tavoli ai quali parteciperò davvero con grande piacere. Siamo partiti dalla necessità di creare una consapevolezza ambientale, sempre più c'è questa consapevolezza ambientale, lo vediamo anche sulle tematiche che riguardano la conoscenza delle singole parole, biodiversità era sconosciuta ai più, c'è un aumento esponenziale, dal 2010 la parola biodiversità è aumentata nell'ambito della conoscenza su 18 paesi, su 28 dei paesi europei. E sentivamo la necessità, dopo 16 anni dalla conferenza di Genova, di confrontarci, di scambiarci, perché la nostra società è cambiata e quindi anche il modello educativo è completamente diverso. Quindi abbiamo una nuova richiesta delle nuove domande di base. Abbiamo sentito, come vi dicevo prima, la necessità di una conferenza sull'educazione ambientale, perché l'abbiamo visto anche, si è appena conclusa la COP22 a Marrakech, ma forse l'abbiamo più sentito con la chiusura della COP21 a Parigi e soprattutto con la firma del Trattato di Parigi, le sfide ambientali sono le sfide di ogni giorno, del nostro nuovo modo di vivere, del cambiamento che noi sentiamo necessario per quanto riguarda il nostro stile di vita. E soprattutto perché con gli accordi che abbiamo fatto al Europei 2030 c'è la necessità di cambiare il nostro modo di fare economia e quindi è necessaria un'economia che rispetti l'ambiente. Su questo abbiamo cercato di lavorare soprattutto sul collegato ambientale e lavoreremo ancora di più sulle direttive dell'economia circolare a livello europeo. Come dicevo prima, la nostra società si basa sempre più su interdipendenze e quindi vorrei sottolineare l'importanza dell'interdisciplinarietà dell'educazione ambientale. Non a caso ho chiesto che siano presenti e che lavorino con noi, molti sono qui, altri arriveranno più tardi, molti colleghi sottosegretari, in particolare voglio ringraziare Ilaria che è qui con me, alla quale poi cederò la parola per un breve saluto. Allora, quello che vorremmo oggi non è tanto parlare tecnicamente dei singoli temi dell'educazione ambientale, ma vorremmo che noi cercare di creare un metodo, un modo di fare educazione ambientale, partendo proprio dalle esperienze territoriali. E quindi le esperienze che ci sono state nelle realtà locali, l'esperienza sistema. Sono presenti infatti alcune amministrazioni comunali importanti, sono presenti le regioni,
con i progetti in FEA, perché non si deve buttare via niente di quello che è stato fatto, ma si deve, partendo da quello che è stato fatto, cercare di darci una linea comune e quindi di darci dei principi guida e delle priorità. Come dicevo, sono presenti istituzioni nazionali, internazionali, sono presenti imprese, perché non si può prescindere dalle imprese se noi vogliamo creare un nuovo modello di sviluppo, è presente la ricerca, la protezione ambientale, le organizzazioni non governative, le associazioni, le università e l'istruzione, perché noi non avremmo potuto fare questo lavoro se non avessimo lavorato a stretto contatto con il MIUR in particolare, però consapevoli che di educazione ambientale non si può e non si deve parlare solo nelle scuole, ma lo si deve fare anche nell'ambito della società civile, quindi andare a toccare anche attraverso la comunicazione. Ringrazio i tanti giornalisti che sono presenti, tutti coloro che in qualche modo possono influenzare e aiutarci alla costruzione del nuovo modello educativo. Nel frattempo ringrazio Andrea Oliviero, che è qui presente proprio a testimonianza di questa attività continua che facciamo fra colleghi e della interdisciplinarietà della materia ambientale. Ieri abbiamo festeggiato con lui la giornata nazionale dell'albero e delle foreste, anche qui con le scuole, e devo dire che in questi anni la collaborazione è sempre stata davvero continua. Qui, come vedete, in questa officina delle idee, come abbiamo voluto chiamare questa sala, abbiamo scelto 12 tavoli, un po' a significare i 12 mesi, cioè ogni mese abbiamo voluto in qualche modo tematizzare il percorso che voi state facendo, al quale vi accingete poi ad entrare nel merito. Quindi i primi 6 tavoli: biodiversità, agenda 2030, mobilità sostenibile, società civile, digitale comunicazione, ambiente e salute, economia circolare, turismo sostenibile, lotta al cambiamento climatico, città, gestione delle risorse naturali e spreco alimentare. Non è stato semplice collocarvi in un singolo tavolo, proprio perché, come vi dicevo prima, la materia è interdisciplinare e quindi molti di voi sono esperti in più tavoli. Se poi vorrete scambiarvi, ovviamente noi su questo saremo ovviamente d'accordo. È stata una divisione più di tipo organizzativo che non di scelta delle singole persone. Ogni tavolo, come dicevo, è gestito da gruppi di esperti, da rappresentanti delle istituzioni e da portatori di interesse. Poi tutto questo lavoro che voi state facendo, che avete già iniziato a fare, perché i documenti so che vi sono arrivati in precedenza, e quindi si discuterà già partendo da un brogliaccio che avete già avuto negli scorsi giorni, verrà poi rappresentato domani alla presenza dei due ministri nella assemblea che faremo domani nella sala, adesso non so neanche se sia dall'altra parte o se sia qui sotto, ecco, dall'altra parte. Perché in quell'occasione i due ministri andranno a firmare quella che noi abbiamo definito la Carta di Roma, quello che voi produrrete alla fine della giornata, ma anche, come vi dicevo prima, un accordo fra di noi per la formazione dei formatori. Quello che ci serve proprio da voi sono i modelli educativi, proprio perché dovremo poi renderli efficaci nell'ambito della PON istruzione. Io volevo ringraziare i consorzi di filiera. I consorzi di filiera, perché se noi abbiamo questi meravigliosi tavoli, queste meravigliose sedie, le riciclette e quant'altro, lo dobbiamo ai consorzi di filiera, che devo dire che nell'ambito dell'educazione ambientale hanno svolto sul territorio un'opera meritoria e di grande sensibilizzazione per la varia progettualità che fanno a livello scolastico. Concludo, così potete davvero iniziare il vostro lavoro, dicendo: non ricominciamo da zero, abbiamo un mondo ricco e vitale sull'educazione ambientale che è prezioso sul nostro territorio nazionale, composto da educatori, da scuole, da associazioni, da enti, da istituzioni locali, regionali, e dobbiamo dare a questa comunità nazionale un minimo comune denominatore. E quindi vi ringrazio davvero per quello che farete oggi, per essere qui presenti prima di tutto, per l'apporto che avete dato e soprattutto per l'apporto che darete.
diamo avvio al percorso di quella che è un'agenda di lavoro affinché l'educazione ambientale vada ad aggregare risorse culturali, organizzative ed economiche. Grazie per il lavoro che sta arrivando. Un saluto da Ilaria Borletti Buitoni, collega sottosegretaria con la quale ultimamente abbiamo lavorato tantissimo per quanto riguarda l'UNESCO, è un'altra delega che io ce l'ho sul MAB UNESCO, sulla quale mi piacerebbe che lei potesse anche dire due parole, perché per noi dell'ambiente coniugare attività e beni culturali con quelli ambientali è davvero importante, soprattutto per quanto riguarda il tavolo del turismo sostenibile che ho visto lì. Grazie Barbara, grazie per questa iniziativa, per avermi coinvolto, e soprattutto è una bellissima iniziativa che arriva alla fine di un percorso molto importante. Io devo dire che se avessi una visione vorrei finalmente vedere un paese in cui paesaggio, territorio e beni culturali e ambienti fossero sotto lo stesso ministero. Capisco che forse quello che dico può risultare blasfemo, ma in realtà i punti di contatto, soprattutto quando si parla di educazione, tra i nostri ministeri sono moltissimi e dovrebbero tradursi ancora di più, al di là della buona volontà di Barbara, mia o di altri colleghi che hanno voglia di avere questi punti di contatto, in un rapporto permanente, perché parliamo esattamente dello stesso ambito, cioè il contesto in cui le persone vivono. E lo scopo è esattamente lo stesso, rendere questo contesto sostenibile e migliore per le persone che ci vivono. Quindi abbiamo esattamente lo stesso obiettivo. Educazione al paesaggio è uno dei temi fondamentali della strategia del turismo che è stata pubblicata dal nostro ministero pochi mesi fa. Un turismo sostenibile che rispetti l'ambiente, che rispetti il paesaggio, che rappresenti una possibilità di sviluppo anche diffuso, quindi non solo nelle mete più frequentate. Ecco, tutto questo va preceduto dalla formazione, va preceduto dall'educazione, e naturalmente in questo ambito, se noi vogliamo veramente dare una direzione a quella che è anche un'industria fondamentale del nostro paese verso la sostenibilità, dobbiamo essere pronti a investire nella formazione e nell'educazione degli operatori che si troveranno in questo ambito in maniera sostanziale. C'è poi un altro aspetto che Barbara ha adesso toccato, che è quello per esempio che noi abbiamo sperimentato nell'UNESCO. L'UNESCO è uno scrigno di beni straordinari, sono 51, il più alto numero di beni che esiste al mondo in un paese, che però naturalmente non sono conosciuti, non sono percepiti, non sono sentiti, e da lì è nato un rapporto col MIUR che fa sì che già nelle scuole elementari o nella prima media ci possa essere la possibilità di inserire dei percorsi di conoscenza dei siti UNESCO in maniera naturalmente spiegata a dei bambini, quindi in maniera coinvolgente, in maniera anche che li possa portare nei siti UNESCO a capirne la storia e a capirne il pregio e la bellezza. Questo percorso di consapevolezza è fondamentale, perché dobbiamo tutti partire da un principio: non si difende quello che non si ama e non si ama quello che non si conosce. E questo vale per l'ambiente, come vale per un monumento, come vale per un paesaggio. Qui poi c'è anche Andrea Olivero, e se dovessi dire qual è il primo punto che metterei a un'agenda come quella che potrebbe emergere da un incontro come questo, uniamoci anche il Ministero dell'Agricoltura, perché come possiamo pensare che l'agricoltura non incide in maniera diretta, specifica, sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio? Quindi forse il problema vero del nostro paese è quello che riusciamo a sbriciolare delle eccellenti competenze, ma io sono certa che da questo incontro arriverà un invito, perlomeno nell'operatività, se non nel nome dei ministeri, a collaborare tutti insieme sulla stessa strada di cui condividiamo assolutamente gli scopi. Grazie.
passo la parola adesso ad Andrea Oliviero, perché la collaborazione con l'agricoltura è nata durante Expo. Un po' perché mi era stata data la delega come Ministero dell'Ambiente ad Expo e sicuramente perché il Ministro Martina aveva la delega del Governo ad Expo, ma abbiamo iniziato davvero a lavorare in quell'occasione con Andrea e non abbiamo mai smesso, abbiamo sempre cercato di fare rete, per cui l'ho voluto qui al tavolo degli sprechi alimentari, ma poteva benissimo essere a qualsiasi altro tavolo, proprio perché ritengo che, come ha detto Ilaria adesso, ci sia la necessità di interloquire fra di noi, perché le nostre materie sono tutte unite alla fine in un'unica materia che è la volontà di far crescere il nostro paese. Passo la parola per un breve saluto ad Andrea. Grazie, davvero poche parole perché credo che la mattina sia densa di contenuti per quello che emergerà dai tavoli, ma volevo anch'io ringraziare innanzitutto Barbara Degani e tutti coloro che hanno lavorato per queste giornate di confronto e sottolineare quanto sia davvero importante ragionare riguardo al tema educativo, perché noi tutti abbiamo l'esatta percezione che per quanto riguarda la tutela dell'ambiente oggi non abbiamo più tempo, abbiamo necessità di accelerare, abbiamo necessità di portare tutte le persone ad acquisire la consapevolezza di quali sono i rischi e anche di quali sono i corretti comportamenti per andare concretamente a mettere in atto appunto delle soluzioni rispetto a questo mondo sempre più malato. E noi abbiamo per far questo appunto un unico vero grande strumento, che è quello educativo, perché le politiche sono fondamentali, non possiamo naturalmente sottrarci alle nostre responsabilità, ma se non interveniamo in logica educativa non riusciamo a cambiare le cose. Io parto dall'esperienza del comparto che qui rappresento, quello del mondo agricolo. Voi avete ben chiaro che 30 anni fa parlare al mondo agricolo di sostenibilità voleva dire in qualche modo avere, se non brusio in sala o aperta contestazione, quantomeno sguardi di non comprensione delle cose che si dicevano. Oggi l'agricoltura stessa assume il principio della sostenibilità come elemento cardine del proprio sviluppo, quindi abbiamo in 30 anni cambiato questo, eppure ci rendiamo conto che dal momento in cui si comprende un'istanza al momento in cui si è capaci concretamente poi di rispondere alle sfide della sostenibilità passa un altro tempo, c'è bisogno di un altro spazio. Allora capite che noi dobbiamo accelerare in questa logica educativa, accelerare in questi processi che sappiamo essere estremamente necessari per poter procedere, poter avere questo cambiamento che auspichiamo. Allora l'incontro odierno, e di questo ringrazio, è estremamente importante. Con questa visione completa, poco fa collega Ilaria diceva, non possiamo più settorializzare, non possiamo più dividere a comparti, è una sfida comune, è una sfida certamente per chi tutela la bellezza del nostro paese, di quella straordinaria appunto Italia che noi conosciamo, ma anche di chi opera nel territorio, nell'ambito agricolo, per andare appunto a garantire produttività ma anche tenuta del territorio, tenuta della popolazione nelle aree rurali, nelle aree interne del paese. Ebbene, con questa logica e con questo però grande slancio educativo noi vogliamo appunto anche contribuire con questa giornata a questa crescita complessiva del paese. Grazie. Resta che augurare buon lavoro a tutti, due note tecniche dall'ingegner Corroppolo e poi buon lavoro davvero. Grazie a tutti, grazie per tutto quanto quello che avete fatto nei giorni passati, ci siamo sentiti tantissimo, grazie per la partecipazione che vedo nutrita e grazie per i contributi che già avete avuto modo di poter condividere. Obiettivo dell'attività dei tavoli dichiarato è quello di mettere oggi a confronto vari mondi che negli anni passati facevano educazione ambientale, però avevano qualche difficoltà a dialogare tra di loro. Oggi c'è questa volontà che è stata dichiarata dai ministri, che è stata dichiarata dal sottosegretario Degani. Riuniamoci tutti quanti attorno a uno stesso tavolo.
cominciamo a riflettere sul tema dell'educazione ambientale, ma soprattutto diciamo al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali, al Ministero dell'Agricoltura che cosa si vuole fare in tema di educazione ambientale, quali impegni possono prendere i ministeri affinché ci possa essere un rilancio di questo tema e soprattutto ci possa essere un'omogeneità dei contenuti a livello nazionale in modo tale che tutto quanto il territorio nazionale poi ne possa beneficiare. Grazie e buon lavoro. Grazie.